A un anno di distanza, la morte di Breonna Taylor rimane senza colpevole. Il popolo di Black Lives Matter si è mobilitato a Louisville per il caso che con la morte di George Floyd aveva indignato l'opinione pubblica 12 mesi fa. La donna, un'operatrice sanitaria, è stata uccisa dalla polizia durante un raid antidroga nella sua abitazione. Gli agenti hanno risposto al fuoco del suo fidanzato, che ha sempre dichiarato di aver temuto l'ingresso di un ladro. L'uomo, Kenneth Walker, presente alla marcia di sabato, è stato inizialmente incriminato, poi prosciolto, mentre per l'assassinio di Breonna non è stato accusato formalmente alcun agente. Nell'appartamento non era stata trovata traccia di droga. L'apertura di un'indagine federale si deve in gran parte all'impegno di Kamala Harris, all'epoca senatrice. Dall'episodio, la polizia ha messo un bando sui mandati no-knock che consentono agli agenti di fare irruzione senza annunciarsi.